Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi andremo a vedere insieme il trailer di Obi-Wan Kenobi, in uscita su Disney Plus il 25 maggio. Sono molto emozionata, tra l'altro ho letto, diciamo, ho raccapitato un po' di informazioni, che questa miniserie dovrà essere collocata, vista quindi, dopo l'episodio 3 di Star Wars. Quindi mi vedrò i primi tre film di Star Wars e poi guarderò questa miniserie. E poi continuerò ovviamente la storia di Star Wars, ovviamente fino alla fine dei film, e seguirò a questo punto l'ordine cronologico, perché sì, così si incastra bene tutto. Comunque, faccio questo video primo per sclerare male, perché devo sclerare male. Obi-Wan è uno dei miei personaggi preferiti di Star Wars. E poi sì, cioè, voglio dire, un altro prodotto Star Wars, io ho gli occhi a cuoricino. Comunque, possiamo partire, se volete, possiamo vedere anche questa serie TV insieme su Nerd Reaction, mio altro canale dove appunto faccio le reazioni ai film e alle serie TV, nel caso mi trovate anche lì, e dal 25 maggio in uscita su Disney Plus. Quindi possiamo vedere, possiamo iniziare. Che emozione! The fight is done. We lost. Stay hidden. The key to hunting Jedi is patience. Jedi cannot help what they are. Their compassion leaves a trail. The Jedi Code is like an itch. He cannot help it. Where is he? Che dire, sono molto emozionata. Se prima l'hype c'era, adesso è raddoppiato. Sono molto contenta di questo altro prodotto Star Wars, come se non ce ne fossero abbastanza. Beh, devo dire che però mi piace l'idea di avere una serie su Obi-Wan Kenobi, perché ripeto, è il mio preferito, uno dei tanti, perché ce n'è solamente uno che mi piace di più di Obi-Wan, però non ve lo spoiler, provate a indovinare. E lo vedremo insieme comunque, e vedremo insieme anche i primi tre di Star Wars prima di questa serie, poi vedremo la serie e poi recupererò anche gli altri film di Star Wars a seguito. Io devo dire che mi trovo bene con l'ordine cronologico per quanto riguarda Star Wars, cosa che non capita spesso perché per esempio con i film Marvel io mi trovo meglio con l'ordine, l'uscita al film, del film al cinema, che è l'ordine più corretto e l'unico modo per vedere i film Marvel, perché se guardate i film della Marvel in ordine cronologico, io vi sparo i piedi e vi azzoppo, perché non è ammissibile. Cioè, come fate a capire tutto se seguite l'ordine cronologico dei film Marvel? Come fate? Spiegatemi il vostro segreto. Cioè, l'unico modo per capire tutti i film Marvel è seguire l'ordine di uscita al cinema. Quindi spiegatemi il vostro segreto, voi che guardate i film Marvel in ordine cronologico. Io vi spiego il mio
su Star Wars perché semplicemente credo sia meno complesso da capire rispetto ai film Marvel in ordine cronologico. Alla fine mi trovo bene e capisco meglio la storia. Questo video è finito. Comunque, se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto e fatemi sapere nei commenti. Io non so fare un commento a caldo, magari a freddo, lo vedremo più avanti. Vi saluto, ci vediamo su Nerd Reaction dal 25 maggio in poi per vedere Obi-Wan Kenobi insieme e anche tutti gli altri film Star Wars. E noi ci vediamo alla prossima.